piacere di unirvi a questa splendida giurma iscrivendovi ed attivando la campanella. Questa sera avremo a che fare con un video rilassante tanto atteso ed apprezzato da molti di voi. Sto parlando del format Le rilassanti birre artigianali di Pitt. Dunque, giunti con oggi alla terza puntata, vi dico solo di mettervi comodi, di indossare le cuffie e di godervi il video fino alla fine. Bene ragazzi, non dilunghiamoci troppo con le parole ed andiamo a vedere subito la birra che andremo ad assaggiare questa sera. Eccola qua. Stiamo parlando sempre di una delle famose birre prodotte e distribuite dal birrificio 9.1, una delle birre della famosa box che comprai tempo fa su Amazon. Questa è una birra Weiss, per l'esattezza, Space Beer, Italian Craft Beer, una Weiss, quindi in stile tedesco. Ingredienti: acqua, malto d'orzo, frumento, avena, luppolo e lievito. Gradazione alcolica 5,2%, bottiglia da 33 centilitri, distribuita da birrificio 9.1, come già detto. Quindi questo è quanto viene riportato sull'etichetta della nostra birra Weiss, che tra poco andremo a stappare e a degustare. Ma prima di stappare la nostra bottiglia, vorrei come al solito andarne a leggere le caratteristiche e i cenni storici riportati sul nostro opuscolo. Eccolo qua. Dunque, abbiamo detto che la birra in questione è la Space Beer, prodotta e distribuita da birrificio 9.1. Si tratta, come abbiamo già detto, di una Weiss. E le caratteristiche sono le seguenti: colore ambrato chiaro dall'aspetto opalescente, gusto dolce e fruttato, profumo fruttato con sentori di banana, tipico delle Weiss, fermentazione alta 25 gradi, grado alcolico 5.2, temperatura di servizio 4 gradi, capovolgere prima di servire. Adesso leggiamo la storia. Le fonti storiche ci riportano tracce delle prime birrificazioni con il frumento in Mesopotamia già 6.000 anni fa. Nonostante i bavaresi vogliano vantare questo primato, la produzione di birra a frumento iniziò in Germania solo nel secolo XVI. In ogni caso, al di là di tutto, quello della birra Weizen è uno dei primi stili tutt'oggi esistenti. La diffusione e il consumo di questa antica bevanda non fu però lineare nel tempo. Una legge tedesca del 1516 stabilì in modo ferreo gli ingredienti della birra: solo orzo, luppolo e acqua, di fatto proibendo l'utilizzo del frumento. Le ragioni che spinsero a un tale editto non sono ancora chiare. Sembra vadano ricercate nella necessità di lasciare il frumento alla panificazione per sfamare la popolazione. Per fortuna, a metà dell'Ottocento la legge venne abrogata e si poté tornare a birrificare Weizen. Adesso passiamo alla descrizione. Birra composta per il 55% di frumento, si differenzia dalle altre per il suo gusto dolce e fruttato. Birra molto amata da noi italiani e a suo modo la prima birra che approccia al mondo delle artigianali. Bene, questo è quanto riportato sull'opuscolo. Adesso andiamo a stappare la nostra birra, ma prima di farlo voglio mostrarvi altre due cosette che le terranno compagnia. Sto parlando di questi due buonissimi hamburger di pollo. Eccoli qua. E di questa buonissima insalata mista.
dove troviamo lattuga, radicchio e molto altro ancora. Dunque, non perdiamo altro tempo. Stappiamo la nostra Weiss Space Beer ed andiamo a versarla nel nostro bicchiere. Eccolo qua. Come indicato sull'opuscolo, andiamo a capovolgere la bottiglia prima di servire. E dopodiché andiamo a stappare. Come al solito. Ecco qua la nostra Weiss, la nostra Space Beer. Guardate che bel colore. Schiuma persistente, come d'altronde accade per le birre Weiss. Essendo delle birre di frumento. Ottimo anche l'aroma, ragazzi. Molto fruttata, come indicato sull'opuscolo. E adesso andiamo ad assaggiarla. Il primo sorso è per voi. Ottima ragazzi, ottima. Bene, adesso andiamo ad attentare i nostri hamburger di pollo che terranno compagnia alla nostra birra. Carne tenera e gustosa. Adesso andiamo anche a prendere una forchettata di insalata. Ecco qua. Questa è la famosa insalata in busta che si trova nei supermercati. Praticamente quella pronta. Ed andiamo ad un altro pezzo di hamburger di pollo. Questi hamburger, come del resto anche tutti gli altri, sono ottimi con le patatine, magari in un panino di quelli stile McDonald's. Però io questa sera li ho fatti rosolare un pochino, semplicemente perché mi servivano per accompagnare la nostra birra, perché la protagonista
protagonista del nostro video è lei. E dato che si tratta della protagonista, andiamo a berne un altro sorso. La schiuma è quasi andata del tutto. Nelle birre Weiss che fino ad oggi ho assaggiato, di solito la schiuma persiste, ma in questo caso sta andando via. Comunque ha un ottimo sapore, ragazzi, ottima. Altro pezzettino di hamburger. Ripeto, li avrei mangiati volentieri con un bel panino e delle patatine, però preferito così. Facciamo una cena un po' più salutare, diciamo, tra virgolette, insalata e hamburger di pollo. Ecco qua. Pezzettino di hamburger. Ragazzi, non so a voi, a me l'insalata piace moltissimo, soprattutto se condita con sale ed olio. Ne mangerei a quintali. Ovviamente stiamo parlando di insalata di lattuga e verdure simili come radicchio e quant'altro. Altro pezzettino di hamburger, eccolo qua. Ed altro sorso di birra. Ragazzi, devo dire che è veramente buona, non è la solita Weiss, anche se la schiuma è andata via del tutto, la birra è veramente buona, ha un ottimo sapore e si beve con piacere. Se acquistare la box con le birre prodotte e distribuite da Birrificio 9.1, mostro nuovamente l'opuscolo, eccolo qua, e vi faccio vedere nuovamente la bottiglia della nostra Space Beer Weiss. Naturalmente in descrizione lascerò il link Amazon, così se siete interessati potete acquistare da là. Adesso andiamo avanti con i nostri hamburger, la nostra insalata e la nostra birra. Altro pezzettino di hamburger. Insalata.
queste insalate in busta sono molto pratiche, anche se sarebbe meglio acquistare quelle fresche. Però ragazzi, sono molto pratiche e quindi io le acquisto in busta per questo motivo. Bella forchettata di insalata. Ragazzi, ha un colore meraviglioso, la sto adorando, ha un colore meraviglioso. Andiamo avanti con i nostri hamburger e la nostra insalata che stanno quasi per terminare, come anche del resto la nostra birra. Insalata con pezzettino di hamburger. L'ultima forchettata di insalata, poi gli ultimi tre pezzettini di hamburger ed infine concludiamo con la nostra birra.
adesso concludiamo con la regina del video, ovvero la nostra birra. Posso far altro che ripetere buonissima, buonissima. Se siete appassionati di birre, ve la consiglio caldamente, ragazzi, ve la consiglio. Un'ottima birra Weiss artigianale. Quest'ultimo sorso di birra si conclude il nostro video rilassante di stasera. Dunque, adesso non mi resta altro che augurarvi buonanotte e darvi appuntamento al prossimo video rilassante. Prima però vi ricordo sempre di lasciare un like ed un bel commento qui giù se questo video vi è piaciuto. Inoltre, potete ulteriormente sostenere il canale abbonandovi. Cliccate il tasto abbonati qui giù per scoprire tutti i vantaggi riservati agli abbonati.